Gentili utenti di Cerignola Viva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando Di Liode. Va appena terminata la gara tra l'Allianz Udas e la Libertas Altamura, vinta dall'Allianz 83-79. Siamo in compagnia di coach Luigi Marinelli. Coach, alla vigilia l'aveva già annunciato che sarebbe stata una partita difficile è stata, l'avete spuntata comunque, non dico sul finale, però avete anche rischiato. Sì, come avevo detto in settimana, era una partita tosta perché alla fine loro hanno sia il gioco interno con Bieletic, Barozzi e rimbalzi, sia il tiro con i vari Fui, Perrucci, De Bartolo e le penetrazioni di Radovic. Quindi diciamo che è una squadra completa a 360 gradi. L'avevamo già affrontata sicuramente meglio nelle altre due partite, ma si sa che i playoff è tutt'altra storia. È come se l'avessimo vinto due volte la partita, perché abbiamo avuto dei cali di concentrazioni con palle perse molto banali a metà campo e per un po' ci costava la partita. Dopo i primi due quarti sostanzialmente in parità, comunque nel terzo quarto avevate dato quasi l'allungo decisivo, poi come ha detto lì ci sono stati dei cali dovuti a cosa? Non lo so, forse pensavamo di aver chiuso la partita quando siamo andati sul più 15 e abbiamo perso alcuni palloni. Forse aspettavamo il fischio dell'arbitro che invece non c'è stato e niente. L'Altamura si è presentata qui come terza miglior difesa della Lega, gli 83 punti comunque dell'Allianz sono un ottimo punto da ripartire. Sì, noi come al solito siamo il secondo miglior attacco, quindi anche oggi lo abbiamo dimostrato. Vediamo questa partita di Est, ora ci concentriamo, domani ci alleniamo e vediamo un po' tatticamente come affrontarlo. Sì, appunto, giovedì semifinale a Vieste, che gara si aspetta? Difficile, perché comunque Vieste giocherà in casa l'accesso all'Interzona, ha un bel pubblico che ogni volta sfiora le 1000 persone, quindi là dipende anche la nostra, il nostro modo diciamo di affrontare la partita in un campo così ostico. Sarà una partita bella, intensa, come sono state le due precedenti partite. Siamo con Gianfranco Falcone. Gianfranco, è arrivato questo accesso alle semifinali, sudato, ma il sogno continua? Beh sì, il sogno continua, ma come abbiamo visto stasera non sarà facile. Giovedì ci aspetta un'altra partita difficile, vedremo, noi ci giocheremo il tutto per tutto e poi cercheremo di portare il risultato a casa. Oggi avevate i favori del pronostico, però si sa, le gare secche sono sempre un'incognita. Secondo te qual è stata la chiave vincente? Beh, le gare di playoff si sanno come sono, ogni partita è una gara a sé, quindi tutti si preparano al meglio per vincere le partite. Altamura ci ha dato parecchio filo da torcere stasera, però noi grazie agli allenamenti di questa settimana, di ieri, grazie anche all'unione del gruppo, siamo riusciti a portare a casa la vittoria, ecco. C'è stato forse un calo di attenzione, soprattutto di concentrazione, quando sul terzo quarto eravate in vantaggio di 18 punti? Beh sì, quello sì, secondo me comunque abbiamo giocato anche domenica, ci siamo allenati lunedì, comunque sì, c'è stato un calo sia mentale che fisico, però è normale, questi sono i playoff e vince chi resiste e gioca bene fino all'ultimo, ecco. Adesso semifinali, domani giovedì a Vieste, che cosa bisognerà fare per vincere? Beh, noi domani, già da domani inizieremo a prepararci la partita e giocheremo per vincere, perché abbiamo tanta voglia di far bene e poi tanta voglia di portare la vittoria a casa, sia per noi e per la gente che ci viene a guardare e per tutta la dirigenza e tutti i tifosi. Ok, grazie Gianfranco, complimenti.